ecco qui in questo unboxing. Allora, come state vedendo, io ora sto registrando con la mia nuova macchina fotografica, che è questa qua, la Canon EOS 250D, una bella macchina fotografica buona, una reflex, e credo che ci farò un video dedicato col microfono video micro della Rode. Anche questo è veramente un buon microfono. E il cavalletto, questa è la scatola, è un Manfrotto Pixie, ed è un cavalletto abbastanza buono. Iniziamo con questo super unboxing. Allora, cos'è sta roba? Ah, gommini per il controller della PS4. Questi sono i più carini. Questi qua da militare. Carini. Ci sono quelli neri, quelli grigi e quelli rossi. Prossimo pacco. Grazie. Allora, ecco qua tutto il dissipatore. Qua abbiamo le due ventole. Pompa con radiatore da 240 mm. Ecco qua, ok, fa ufficio, grazie. Super, ultra mega volante, Toastmaster T150, 100.000 volte il migliore del mio, ve lo ricordate? Che lui sì. È così perché questo qua non ha una molla, ma ha un servo in metallo. Ok, sempre in plastica, molto simile alla mia vecchia pedaliera. L'unica cosa che hanno, che è 100 volte migliore, è che il freno non affonda troppo, perché se affondava troppo e tipo frenare devi schiacciare tantissimo. Metto questo, affonda molto di meno. L'attacco è sempre lo stesso circa. Ecco qua. Ok, ora apriamo il controller PS4. È una versione un po' strana, è fatto in gomma e non in plastica. Strano. Sì. E ultimo pacco. Una GTX 1650. Ok, ma ora è giunto solo l'ora di farvi vedere la mia supercamera. Eccola.